mercato contadino con un disciplinare di Slow Food Italia. È un progetto questo che ha circa 20 mercati la terra in Italia e un'altra decina nel mondo. Sono per disciplinare proprio piccole aziende agricole in un raggio di una quarantina di chilometri. A Bologna siamo abbastanza fortunati, abbiamo un buon numero di sufficienti merceologie, categorie merceologiche per fornire un servizio di piccola distribuzione organizzata, diciamo. Al mercato ci sono 20, siamo partiti con 24 tendoni, oggi i tendoni sono 36 e sono circa 37-38 le aziende che vengono qui per presentare e vendere i loro prodotti direttamente al consumatore, che in Slow Food chiamiamo coproduttore. Coproduttore perché acquistando dalle aziende del territorio le sostiene. Il posto dove ci troviamo è la Cineteca di Bologna. Questa è un'istituzione culturale del comune di Bologna che ha sposato l'idea di questo progetto di Slow Food insieme alla provincia di Bologna. Hanno dato un finanziamento iniziale per lo startup, per l'avvio del progetto, con circa 50.000 euro per l'acquisto dei tendoni che qui vedete. E in seguito, ecco, dal 2009 il progetto è interamente sostenuto tramite le quote di partecipazione delle aziende. Le aziende che desiderano partecipare le selezioniamo, le andiamo a vedere con un agronomo. In seguito a questo la loro partecipazione è regolata con un contratto, di fatto. Ci dicono quali sono il periodo in cui hanno prodotto, facciamo una sorta di incastro di queste loro presenze per avere una continuità di presenze, di prodotto e quindi anche di pubblico. E si è creata, ecco, una piccola comunità. Questa azienda si chiama Mulino del Dottore, è vicino a Savigno, un paesino sulle nostre colline. Il Mulino del Dottore è un mulino caduto d'acqua che è tuttora nel suo podere, quindi lui, diciamo che fa una produzione dal chicco al pane. Io sono un'azienda che si è diciamo un po' sviluppata più che altro sull'allevamento, quindi abbiamo la parte della latte e la parte della carne, dove all'interno della propria azienda trasformiamo tutto, quindi latte, latticini, yogurt, pane cotte, anche delle dolci, e la parte della carne dove trasformiamo e con un po' di iniziativa salumi di bovino, salsiccia di bovino e poi tutti i resti grani di carne normali che sono di bovino. La vendita la facciamo direttamente noi, facciamo anche distribuzione sulla città. L'azienda era del mio nonno che l'ha presa negli anni 50 del Novecento, ma c'erano già le varietà da sempre, per cui io non ho fatto altro che rimettere l'azienda in moto in maniera un pochino più moderna, però tenendo assolutamente quello che c'era di tradizione enoica dentro, per cui ho lasciato Sangiovese, che è senz'altro deriva dagli Etruschi, per cui l'abbiamo conservato con amore, l'Albana, che è un vitigno che da noi è considerato, come dire, ha una vinificazione problematica, ma se tu hai le condizioni giuste per vinificarlo dà delle grosse soddisfazioni, che è Gariete. E poi, col fatto che siamo in biologico e biodinamico, abbiamo anche la spumatizzazione del Maghinardo con i metodi delle fecetini rimontate con i cicli lunari di luna crescente, e il nostro super top wine, che è il Maghinardo, molto premiato. Siamo contenti di essere qua anche perché c'è un rapporto molto diretto col consumatore, puoi spiegare il tuo metodo di lavoro e quindi anche dare al vino, che è comunque un prodotto culturale, anche un suo, come dire, un racconto, esatto, una storia che noi ci teniamo molto anche a divulgare.